Allora, come stai? Come ti senti? Ma meglio, devo dire, molto bene rispetto ai tempi che si erano previsti, quindi sono miglioramenti chiari a tutti. Oggi ho fatto la prima corsetta fuori, quindi sono molto positivo. Quindi queste 2 settimane di stop cascano a fagiolo. Ma magari preferivo essere anche con la nazionale a fare le due partite, che forse era meglio di essere infortunato, però diciamo che mi possono aiutare per recuperare in fretta. L'ultima, la Roma è sembrata in ripresa. A che punto siamo? Ma siamo a buon punto, anche se si parla sempre di ripresa quando vinciamo e quando perdiamo invece di caduta, quindi cioè noi stiamo seguendo la stessa linea sempre e per quello magari a volte c'è risultato positivo, a volte negativo, però il gioco è sempre quello. Senti, come ti stai trovando con Luis Enrique, anche se cambia molto spesso la formazione? Ah, con il mister mi trovo bene perché secondo me l'idea di tenere sempre tutti pronti per ogni partita è una buona idea perché anche i cambi quando entreranno dalla panchina, come ha fatto anche Bojan a Novara, era pronto per entrare, ha fatto vedere belle cose. Senti, è tornato ad allenarsi con il gruppo Francesco Totti ieri. Che aiuto darà alla squadra? Come ti trovi con lui? Ti sta insegnando molto? Totti è sicuramente un giocatore indiscutibile, fa piacere rivederlo in campo dopo tanto tempo, per un infortunio magari lieve o quasi, quindi alla squadra farà sempre comodo un giocatore come lui. Senti, a Novara c'è stato un primo tempo in cui la Roma non è andata benissimo, poi in un secondo in cui è andata meglio. Te da spettatore esterno, come vedi questa Roma? Dove può arrivare? Ah, con la pazienza giusta e la qualità di gioco e comunque anche la grinta si può arrivare lontano perché quella è l'idea della società, ovviamente della squadra e di tutti i compagni, quindi quello è l'obiettivo. Senti, hai detto poco fa che questo turnover alla fine fa bene perché tiene tutti sulla corda, ma non sarebbe il caso di cominciare a scegliere uno zoccolo duro e puntare su quello? Ma sinceramente non lo so perché ho avuto anche poche esperienze da questo punto di vista, perché non è che sono 5-6 campionati che gioco, è il mio primo campionato intero, quindi per me è la prima cosa e mi sembra abbastanza positivo, poi magari negli anni si vedrà. C'è qualche compagno che ti sta aiutando particolarmente? Ma è un po' tutti, devo dire, perché non c'è il compagno che si isola e non c'è il compagno che magari da noi si dice se la tira, quindi sono tutti molto disponibili nell'aiutare, nell'ascoltare e anche nell'insegnarti. Senti, secondo te in campionato qual è la vera antagonista della Ma sono tutte, penso, perché è un campionato anche molto corto a classifica, quindi se vinci una partita rischi di essere secondo, se ne perdi una rischi di essere già nella seconda metà della classifica, come abbiamo fatto noi contro Genoa e Milan. Adesso con Novara siamo già di nuovo in lotta per il quinto posto, quarto, quello che è, quindi è molto corto. Secondo te la Roma dove andrebbe rinforzata? Ma adesso non credo abbia bisogno di rinforzi, perché stiamo bene così, abbiamo fatto notare belle cose, quindi quello non sta mai a dire. Grazie. Grazie.